foto scattata nel corso di un esorcismo a Torino. La mascella dell'uomo si è slogata spontaneamente durante la lettura del Padre Nostro. Porca miseria! Porca miseria! Dicaci il nome. Sandero! No! Quanti siete? 31 anni! Quanti? No! Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono con te? Quanti diavoli ci sono con te? Tante cose! Porca miseria però. Cioè, mai successa una cosa del genere? È così forte, Paolo? È così forte? Fortissimo. Non possiamo farla continuare però, Paolo. No, però Marco, io sto pensando, se lei... Se... Allora, stavamo parlando di Sigilla. Sì. Ok? Sì, ma ho capito quello che pensi. Però... Aspetta, aspetta. Pensaci. Tutta questa vicenda, il padre non ha mai parlato, ha detto solo una volta vergogna. Esatto. Le protagoniste di questa vicenda sono Maria e la maschera. Ok. Sì, esatto. Sono due donne. Due donne. E attenzione, Elisa, la terza. Sono tre donne. Tre donne. Vuol dire che le donne hanno fatto qualcosa. Ok? Ci può stare che lei sia... Sì, ma no, che Deborah possa sbloccare il tutto. Però non possiamo rischiare Deborah, Paolo. No, cioè, hai visto cosa è successo? È troppo forte. Troppo forte, Paolo. Ascolta, fai una cosa. Io lo capisco che forse solo una donna può sbloccare questo sigillo. Però adesso siamo rimasti io e Marco qua. Attacca noi. Attacca noi, non abbiamo paura di te. La stanno attaccando, la stanno attaccando perché lei è forte. Certo. Lei è forte. Lei ha qualcosa dentro, capisci? Che può sconfiggerli. Lo so, Paolo, ma non possiamo rischiare, ma capito che le fa. Guarda, temperatura! Le ha fatto uscire il sangue dal naso, Paolo. Non mi era mai capitata, io ho la pelle d'oca. No, lo so. Anch'io. Ascolta, te l'ho già detto una volta. Se sei tu adesso qua, noi siamo uomini di fede. Non la spaventerai. Lei non smetterà. Cosa ha detto? Lei non smetterà di darti la caccia. Come non smetteremo neanche noi. Non smetteremo di darti la caccia. Ti manderemo via da questo paese. Adesso che siamo rimasti io e Marco, abbi il coraggio di parlare. Abbi il coraggio di parlare. Parlaci, te l'ho già detto una volta, noi siamo uomini di fede. Veniamo in nome di Gesù Cristo, tu ci devi parlare. È un ordine. Senti com'è nervoso. Sì, è nervoso. Nervoso, eh? Non ci hai spaventato. Te lo dico già subito. Questa cosa ci dà ancora più la forza e ancora più la carica di darti la caccia. Rispondimi, in nome di Gesù Cristo e in nome di Maria.
Fatti vivo. Taccio tutto, Marco. Sì. Quindi? Essere d'accordo, Paolo, vedi, non può tornare. Oh mio Dio. Ma come, cosa ha fatto? Si è spento, si è riacceso? Non lo... L'aveva fatto una volta sull'indagine, sì, su, sì, Matteo, questa, sì, roba qua. Bravo, bravo. Hai sentito che ha fatto quel rumore e poi ha parlato? Sì, sì. Come se ha preso tanta energia. Bravo. Troveremo il modo. Sta roba è troppo forte, Paolo. Di togliere il sigillo. Vi è chiaro? Ho paura, Paolo, è troppo forte. Ce l'ha spento due volte. Sì. Dobbiamo trovare il modo per sciogliere questo sigillo, Marco. Dobbiamo trovare il modo per sbloccare qualcosa. Perché se no, sai qual è la mia paura? Che noi veniamo 100.000 volte qua e 100.000 volte perderemo. Ci farà del male, ci creerà dei problemi e non risolveremo niente. Però non possiamo mollare. Lo so, ma hai ragione, ma Deborah è stata colpita. Non possiamo rischiarla. E se la colpisce di nuovo, cosa facciamo? Non possiamo, Paolo. Lei è troppo forte. Non possiamo rischiare uno di noi. Ha troppa fede per essere colpita. Gli ha fatto un giochetto, gli ha fatto perdere un po' di sangue dal naso. Pensa che noi ci spaventiamo. Lo so. Vaffanculo. Ancora? Fai perdere sangue a me dal naso, forza. Te la prendi con lei perché sai che lei ti può distruggere. Cos'era? La stessa voce della maschera. Bravo. La stessa. Bravo. E lei? C'entra lei, Paolo, Marco, c'entra. Che abbia fatto un patto di sangue? Porca miseria, ci sta, Paolo, ci sta. E te l'ha fatto capire col sangue di Deborah. Avete fatto un patto di sangue? Ma tu dici che una donna potrebbe essere la chiave di tutto? Io penso che una donna adulta abbia più sensibilità di un uomo e sappia accedere a energie a cui l'uomo non ha accesso. Quindi penso di sì. Quindi secondo te potrebbe essere che la maschera, che è una donna, sia la chiave per raggiungere il demone? Io penso che una donna sia la chiave. O la mamma. Potrebbe anche essere la mamma. Una cosa sono sicuro. Nulla succede a caso. Questo c'entra qualcosa. Tutto questo c'entra qualcosa. Ma intanto, adesso, tu laggiù non metti più piede. Debbie, adesso stiamo qua tranquilli. Lasciamo che gli altri due facciano quello che devono fare. È chiuso. Bon. No. Tutti qua i paesani sono stati spettatori di una roba del genere. Cosa ne sappiamo noi che Maria non perdeva sangue dal naso? Ve l'abbiamo detto! Bravo! Paolo, ma sei un segno premonitore che dobbiamo andarci nel nostro posto? Anche perché ha detto ve l'abbiamo detto, come vi abbiamo avvertito, hai capito? Certo, bravo, bravo. Brutta la voce, brutta. Devo andare a vedere come sta Debbie. Andiamo, andiamo a vedere. Ma non la facciamo tornare, Paolo. Troppo pericoloso. Guarda sta farfalla che si sta attaccando a me. La farfalla? Guarda. Ci sono
meno 10 gradi. Sono meno 10 gradi, una farfalla che si sta attaccando qua. Farfalla? Guarda che non è normale, Marco. Ci sono meno 10. Guarda. Come fa una farfalla a circolare qui? Non è mica primavera. Poi? Poi. Baby, come stai? Meglio. Meglio. Hai smesso? Sì, sì, era alla fine, cioè una goccia, sì. Due come gocce ti senti? Sangue. Ma io, come diceva lui, io non... avevo dei capogiri, ma non... non mi sentivo... cioè... poteva anche essere la luce, come ho detto a lui. Sai che a volte la luce, quando è tutto buio attorno, ti può dare... sì, ti crea un po' di giramenti di testa, sì. Però... sai cosa ci ha detto? Cosa vi ha detto? Ve l'abbiamo detto. Come ci ha minacciato proprio. Come per dire... appena ve ne siamo andati. Io continuavo a parlare del sigillo. E lì la chiave. Lì la chiave. Io gli ho detto a Marco: guardiamo le protagoniste di questa vicenda. Elisa, la vasca, Maria. Tre donne. Esatto. Se le donne hanno aperto un sigillo, le donne lo chiudono. Esatto. Esatto, l'abbiamo pensato anche noi. Quando io ho cominciato, Marco è testimone, bravo, a fare domande. C'è sto la stessa risata o quel verso della masca che abbiamo sentito nella casa della esatto. masca. Esatto, e poi ci ha detto e quello. E poi ci ha detto, ve l'abbiamo detto. Ve l'abbiamo detto. Ma in modo minaccioso, cioè andatevene, sennò qua io peggioro le cose. Poi ci ha preso tutta l'energia del Ghost Box. Per una volta sono d'accordo con loro, io di stasera non ci tornerei più. Adesso è successo tutto questo, prendiamoci anche tempo per capire un attimino, perché qua se non ci arriviamo con degli elementi per combattere tutto questo. Bravo, è quello che diceva Paolo. Questo prima. È quello che ho detto lui. Ho bisogna detto, tornare veniamo, con un'arma, con qualcosa. Bravo, di particolare. Se veniamo 500 volte qua, per 500 volte. Ci fa un culo così. Ci fa un culo così. Posso farvi una domanda? Ok, la donna è un sigillo, ok? Ma allora stiamo parlando di donne di tanti anni fa. Sì. Ok? Esatto. Io. Cosa in comune con donne di tanti anni fa? Tu hai il potere. Solo che donna. Sono donna? Sì. Debbie, le donne hanno creano hanno, vita. Esatto, le donne hanno un potere che gli toccano e muovono energie che gli uomini non potranno mai. Io gliel'ho muovere. Chiesto 200 volte, fai sanguinare me. Ti ricordi, Marco, quando gli ho detto, quando lì ci ha detto te l'avevo detto, io gli stavo dicendo: non è che avete fatto un patto di sangue? Ah già, è vero. Non è che avete fatto un patto di sangue, che Maria perdeva sangue. E ci ha detto qualcosa che non abbiamo capito poi. Sì. Ma io non ho fatto nessun patto di sangue. No, no, la questione... però non vorrei che lei facesse rivivere a te quello che è successo in passato. Debbie, sono energie che si attaccano a quello che riconoscono, a quello che percepiscono. Tu eri l'unica presenza femminile, si sono attaccate a te. Quanti non uomini caso, senti parlare? Eri l'unica che sentiva i capogiri. Avevi nausea, l'altra volta anche sentivi. È stata sempre insultata. E poi prima, adesso prima di andarcene, una farfalla. Una farfalla? Raga, una farfalla, meno 10 gradi, una farfalla. Sì, si appoggiava su di noi. C'era una farfalla. Si appoggiava qua, su di me, su di lui, e poi è andata nella casa, quella dove ti è uscito il sangue. Esatto. Il discorso, Paolo, è che... gli strumenti per combattere tutto questo, ci vorrebbe qualcosa che non abbiamo mai sperimentato, cioè non so, sento la necessità che dobbiamo affrontare questo caso con altri strumenti. Se non bastano, non basta un K2 e un Ghost Box, è che gli strumenti sono nel passato. Okay. Gli strumenti sono nel passato, cioè dovremmo... Abbiamo macchine del tempo, non ce l'abbiamo. Cosa vuol dire gli strumenti sono nel passato? E come facciamo a capire come hanno piantato sto sigillo se non torniamo qua a quando il sigillo è stato messo? 100 anni fa. Però... aspetta però, Paolo. Aspetta. Ecco. Cos'è stato? Hai qualche idea? C'è stato anche un rumore. C'è stato un rumore, sì, c'è stato un rumore. Ho pensato una cosa, però non so se... è abbastanza fuori. Fuori, cioè fuori? Nel senso che tempo fa, sai che ho sempre seguito cose di meditazione trascendentale, meditazione profonda e... ah ok, meditare. Sì, avevo letto di gruppi di persone che facevano
delle esperienze sulle vite passate. E se provassimo... Che tipo di esperienza? Ipnosi regressiva. Ipnosi regressiva si chiamava. Ipnosi regressiva. Quella che fa tipo Brian Weiss? Sì, sì, esatto. Una cosa del genere. Cioè, voi volete provare una cosa del genere? No, ma il discorso è se... Aspetta, ipnosi regressiva ti fa vivere una vita precedente. Più quindi vite ho capito. Precedenti in teoria, l'ipnosi regressiva. Io ho letto molti maestri di Brian Weiss, sì. E lui esponeva il caso di una ragazza in particolare che aveva sottoposto a ipnosi perché aveva delle fobie, delle paure, e attraverso questa pratica praticamente l'ha mandata indietro nel tempo e non sapeva ancora dell'esistenza delle vite passate e l'ha scoperto proprio ipnotizzando lei, perché lei ad un tratto ha detto sono nel 1800. Se noi faccio ipnosi regressiva, gli dico portami se è possibile al 1900 e magari troviamo qualche traccia. È così folle, lo so, è folle, però folle. Però sì, qua non possiamo fare è un po' estrema come idea, però ci sta. Però se noi ci sottoponiamo all'ipnosi, io a me fa paura. Ma anche a me fa paura del ipnosi. Cioè, è tutto ciò che è ignoto fa paura. Fa sempre paura. No, il pensiero che la mia mente. Ok, però io ad esempio che sono nato nell'86, per me dall'85 in poi è un salto nel nero, che mi spaventa. Nel vuoto. Però venire nel 1900, cioè alla fine, cioè per la carità, potremmo ritrovarci a Canicattì. Certo, ma magari tu dici, potremmo essere da queste parti, magari potremmo trovare delle tracce, non lo so, incontrare una persona che era a conoscenza di questo. Cioè alla fine abbiamo tutti le origini qua. Non lo so, secondo me è un'idea folle, ma intanto cosa possiamo fare? No, con un continuiamo caso a farci prendere le sberle? Possiamo provare. Continuiamo a venire qua e... Anche perché per una volta mi viene quasi da dire nemmeno un esorcismo ha funzionato. Giusto. E se non ha funzionato un esorcismo... Raga, io ho mal di testa. Dobbiamo andare, dobbiamo entrare. Fa freddissimo, ci sono meno di ragazzi. Quindi dobbiamo voglio cercare qualcuno che mi dica adesso dov'è io, che fanno io adesso... ipnosi regressiva. Sì, ma lo cerco. Jack. Io i contatti li trovo. Okay. Contatti li trovo. Ci stiamo tutti. Abbiamo iniziato sta cosa insieme, la finiamo insieme, la portiamo a termine. Andiamo a fare ipnosi come regressiva. Sempre. Andiamo. Dai, raga. Follia. Bomba. Follia pura. Pesante. Tutti per uno per tutti? Assolutamente. Tutti per uno per tutti, David. Facciamolo. Adesso pure contro le leggi dello spazio-tempo. Esatto. Facciamolo. Ok, raga, andiamo. Andiamo. Facciamolo. Dai, topo, che non sarà un po' di sangue. Aspetta. Non voglio alzarmi. Troppo.